Nuovi di GTA 5, torniamo a fare una challenge in mezzo al mondo. E quest'oggi facciamo una cosa molto semplice. Siamo tutti con dei carri armati, arriviamo a 5 stelle. E chi riesce a fuggire dalle 5 stelle nel minor tempo possibile vince. Quindi okay, prima ci si deve arrivare, okay, e poi si deve fuggire. Parte la gara direttamente ora, via. Raga, spostatevi. Non vale però spararsi tra di loro. Esatto, io me ne vado da un'altra parte, raga. Me ne vado da un'altra parte. Ciao, Fere. Allora, devo trovare un buon punto dove scatenare il caos. Ragazzi, sto già facendo un bel disastro, eh. Ma bisognerà prima della fuga bisogna restare in città. Okay. Però quante stelle avete? Piccoletto. Due. Anch'io due, però non mi prende la polizia. Io non ho iniziato. Come no? No, voglio trovare qualche vicoletto dove ripararmi in modo tale che gli elicotteri poi non mi prendano. Okay. No, cavolo, scusa. Non ti ho beccato. Ma questo è un punto decente. No, forse lì davanti. Eccola la culo. Ragazzi, allora semplicemente dobbiamo attivare quindi 5 stelle e poi fuggire. Esatto. Senza farci saltare in aria. Okay, super semplice. Occhio, ti do un consiglio: se non l'hai mai fatto, quando arrivano gli elicotteri, colpisci gli elicotteri. Se no, ci metti 400 anni a fare le 5 stelle. Esatto. Ma come faccio a vedere? Ah, ok, si possono vedere gli elicotteri con il carro armato. Sì, dai, non è così tanto difficile. Vabbè, iniziamo. Non trovo nessun posto, però. Vabbè. Ok. Vedo già degli elicotteri, non so di chi sono. Anche miei, io ho appena iniziato. Però c'è talmente tanto caos che la polizia arriva super fast. No, buttato... chi mi ha tolto l'elicottero? Marci, credo. Scusami. Occhio, mi hai sparato! No, non ti giuro che... Marci, mi hai aiutato, ti ho visto. Questo guarda, hai il carro armato, hai il carro armato potente, dai. Sì, veramente. Una cosa devi fare, non sparare gli altri. Fine. Ma non ho... non ti ho visto. A mia discolpa non ti ho visto, ok? Ragazzi, il mio carro armato sta per già esplodere. Ma come è possibile? Te lo giuro. Che talento hai? Ma o qualcuno mi ha già colpito prima? Secondo me no, guarda, a te. No, io ho colpito Steph, ragazzi. Non mi incolpate per cose che non ho fatto. Per favore. Non lo so. Ma come? Marco è morto. Sì. Vabbè, ma morire così in fretta mi sembra esagerato, però. Ragazzi, cosa ci posso fare? Chiamane un altro. Allora, ok. Io ho 4 stelle, tu Steph? 4 da un po'. Sono tipo a 4 elicotteri esplosi, però ancora nulla. Ferre, sei a 4? 3. Davvero? Ho iniziato un po' dopo, te l'ho detto. Ah. Però tu sei l'esperta di queste cose. Ok. Ma non ho trovato un buon punto, quindi mi tocca muovermi parecchio. Beh, in città così è disastroso. Esatto. Qualcosa. Povero Mark. Non puoi richiamare il Pegasus, scusa? L'ho già richiamato, già ripreso un altro coso e mi ha già consegnato, ma è lontanissimo. Quindi... occhio, raga, non riesco a moto prendere gli accidenti di elicotteri, ecco. Ero intentato, Mark, devo dire. Lo so, Steph, ti conosco. Via, esplodi. Eri lì, carino. Esplodi. Ok, ho fatto esplodere un altro elicottero. Comunque non è tanto una gara di arrivare a 5 stelle, ma conto di fuggire. È scappare, esatto. È lì che sarà la cosa tosta. Allora, io sono a 4 stelle. 5! Ce l'hai fatta, Steffo? Sì. Grande. Sono tipo 6 elicotteri, più o meno. Ok. Io inizio a correre. Ma qua c'ho una macchina verde della Formula 1. Mi sa che quella di Marco. È mia, lasciala per favore. L'ho messa lì apposta per dopo. Che tryharder. Allora. Se si è preparato il veicolo di fuga, glielo fai esplodere per Marco, favore. Che nessuno Marco l'ha fatto. Grazie. Ma stai scherzando? Io adesso vengo a esploderti, te lo dico. Nessuno aveva preparato. Io ti rovino il video adesso. Bene, non tu hai preparato il veicolo di fuga. A me non mi interessa arrivare a 5-6. Ti vedevo rovinare il video. No. Ecco, neanche io. Io sono solo con il mio carro armato. E Marci invece aveva il veicolo per fuggire, hai capito? Cos'è? Io ho 5 stelle. Vabbè, però è una tecnica, nessuno ha detto che non si poteva fare. No, io ho 5 stelle. Nessuno ha detto che non potevi fargli raga, esplodere. Raga, io sono a 4 stelle e mi stanno pure lampeggiando. Che vabbè, devo però fare? È una questione morale, sinceramente, dai. Non lo so. Io ho apprezzato molto il suo gesto. Chiamiamo le assicurazioni Morse Mutual. Io non trovo elicotteri da sparare. Ma quindi Marci 5, eh? Io ho 5, sto già scappando. Io sono 4, ma ancora anch'io non trovo elicotteri. Che io se non trovo elicotteri è un dramma. Ne ho killato solo uno. Datemi un elicottero. Allora, la SWAT. Io comunque sono a 4 stelle, però il mio carro armato sta iniziando a fumare. Anche a me è successo così. Poi dopo un po' esplode, lo so che funziona sì. Così. Sì. Ok. Occhio. Sto cercando degli elicotteri. Davvero non trovo elicotteri. Perché stanno tutti da voi gli elicotteri? È vero. Io sto inseguendo un carro armato che ha gli elicotteri. Praticamente. Me sta inseguendo di nuovo. Ah, devo arrivare a 5 stelle, stai dai. Felice, quindi. Infatti. Aia. Oh, sono in difficoltà. Elicottero andato. Basta, via tutti. Allora. Ragazzi. Calma.
Fede. Marci si è preso la macchina. Tanto non avevo elicotteri. Alla fine, ragazzi, sono nella Formula 1. Mi sono fuori da sola. Vabbè, Marco voleva uccidermi. Davvero? Ma non è vero. Ma Marco, guarda, sei ridicolo. Ma non è vero, sei. Raga, comportatevi bene. Allora, brutto, mi sto comportando benissimo. Mi sto facendo gli affari miei con gli elicotteri. Io sto già scappando, raga. Bravo, che campioncino. Lampeggiano. Bravo. Ma che cosa lampeggiano? Lampeggiano le 5 stelle. Non è vero. Giuro sulla mia vita. Ok, devo rubare un'auto e riprendermi il carro armato. Ma voi pensate che ho le riprese, le riprese che costantemente lampeggiavano. Cioè non riuscivo neanche ragazzi, a tenermi le 4 stelle. Mi fuma ancora il carro armato. Di allora nuovo. Vedi che sei tu il problema, non siamo noi. No, io mi sono fatta esplodere da sola, cioè, perché fai senso... esplodere i veicoli troppo vicini. Esatto. Ma io tipo ho preso un palo della luce, non so neanche come ho fatto e sono esplosa. Dimmi. Quindi lampeggiando, no? Di nuovo. Ma siete a 5 stelle voi? 5 stelle. E quello sta già fuggendo da 5 stelle. E quindi ha vinto? Eh no, perché non è fuggito. C'ho no, la polizia mi ha rivisto. È difficilissimo. Sì, perché scappare da 5 stelle è difficilissimo. No, raga, sto facendo i wall ride. Cosa vuol dire wall ride? Con lo carro armato? No, io sono con la macchina Formula 1 per scappare. Ah, sei scappato con quella. È furbo, sì. Dai, veloce, Marco. No, mi ammazzano. Addirittura? Perché quella è molto delicata, comunque. Oh, sono riuscito a scappare, non ci credo. Sto scappando con le 5 stelle, con un furgone orrendo. Parti! No! No, Stef è morto. Deve rifarsi le 5 stelle, Stef, adesso. Pure è difficilissimo. No, 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 mi sta fregando un camion, un tir. No, ragazzi, sono che sta facendo il casino. No, 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 ragazzi, no, no. Mi no, raga, in centro città con la gente che ti viene addosso è impossibile. Dai, ragazzi, no. Ma che è morto. Chi è il carro armato che era qua che mi ha attirato la gente? Bene, immagino. No, io non ho nessuno vicino, che volete da me? Dai, veramente non ho parole. Sì, ma siete voi che poi dovete scappare lontani. Non so se nel centro città, se siamo tutti nel centro città, scusate. Ero rimasto incastrato tra una macchina dell'FBI e un muro. Ma non ti arrabbiare, No, ma non sono io non ho nessuno vicino. Che volete da me? Ci calmiamo. Boh, incolpandomi a caso. C'è un po' di astio nell'aria. Cos'è, accusate le persone della famiglia così facilmente voi? Io in questo momento raga posso. Uff. Sta polizia è insopportabile. È 4 difficilissimo, stelle. Raga. Maledetti schifosi. Infami. È difficile, raga, è veramente difficilissimo. Lo so, però quello è una challenge. Per quello è una challenge, raga, fosse semplice. Altrimenti sarebbe una passeggiatina. Altrimenti sarebbe un picnic insieme alla famiglia nel giorno un di Pasqua. Per famiglie di Pasqua. Esatto. Potete esplodere. No, 5 grazie. Stelle. Allora, strategia diversa. No, raga, si mi si è spenta l'auto. Come si è spenta l'auto? Nell'acqua. Ah, beh, sì. Che cavolo dici? nel fiumiciattolo, Marco. Raga, non riesco a fare le 5 stelle. Io, davvero? Aia. Io sto chiamando Mary Weather, raga. Due volte. Cioè, non è proprio giornata per me. Non riesco a farle. Sto recuperando il mio terzo carro armato. E tu sei scandaloso. Marco ha chiesto una consegna di munizioni. 5 stelle, raga. 5 stelle. Raga. Non volevo fare la consegna di munizioni. Ma devo andare adesso. Addio. Ok. Mi sono dovuta far esplodere la polizia praticamente addosso. Allora, come faccio? Per poi scappare. Io rischio di rimorire. Davvero? Anche io sto io muoio sicuro, Steph. È difficilissimo. Penso di star per esplodere. No, mi esplode. Dai, non ci credo che adesso mi esplode il carro armato. Io ve lo dico che mi esplode. Mi dia quello che chiedo. Assistente. Sto scappando. No, però mi hanno ucciso. Il mio carro armato fa dei beep strani, raga. Esploderà a momenti. Tutti morti, raga. Almeno sì, una esplode volta. Subito. È difficilissimo. Mamma mia. Scendo dal carro armato. Sei di 9 a 5 tu, Steffo? Sì, da una vita. Ma è difficile. Esatto. Ma vale scappare anche a piedi? Beh, certo. Io ho mollato il carro armato, sto scappando a piedi, a raga. A 5 stelle a piedi? Sì. A 5 stelle mi lampeggiano, Sì. Mi lampeggiano, raga. E sono scappata. Sotto un ponte, alla fine non mi hanno più visto e sono scappata. Sto ragazzi, correndo. Nel caso sarebbe la svolta, Raga, certo che va. Lampeggiano. Vediamo. Non so se poi mi inseguiranno qui sotto. Secondo me ce la puoi fare.
Vabbè, lampeggiano per tanto, eh. Però qua non ci arriva nessuno. A me hanno lampeggiato per tantissimo. Mi hanno lampeggiato per tantissimo. Poi è arrivato l'elicottero, è quello che mi ha fregato. Allora, vediamo. Io davvero sto correndo a piedi sotto un ponte. Ce li ho tutti sopra la testa, ragazzi. È un po' un cheat, eh. No, vale. No, no, vale. Vale, sono d'accordo. Sì, vale. L'abbiamo sempre fatto, sì. Steph. No, no, vale, vero. Cioè, e poi sto anche scappando a piedi, che ci sono manco un Vabbè, veicolo. Vabbè, ne va una giusta. Ragazzi, ma perché mi stanno calando le stelle? Mi sono calata due. Anche a me sono calate due e sono scomparse. Perché? Perché è partito un evento. È partito un evento. Dai, stavo scappando, stavano lampeggiando, infatti, raga. Infatti stavo dicendo, ma raga, cos'è elimina i bersagli per rivelare le armi? Pensavo no, di averlo ragazzi, fatto partire io. Così. Mi stavano lampeggiando. Ma... Raga, un disastro dopo l'altro. Questa challenge dura 10 anni, dato che siamo stati interrotti in tutti i modi possibili. Tra l'altro è crashato Mark. Quindi siamo diventati esatto. In 3 e... Buona Pasqua! Buona Yuppie! Pasqua a buon tutti! Buon Natale! Intanto sto video esce a Carnevale dell'anno prossimo. Steph, mi stai dicendo che c'è un giorno specifico per dare gli auguri alla gente? Schifo. Io li do oggi quando è 15 voglio. Agosto. Appunto, raga. Oggi è, quindi buon Ferragosto! Raga, io mi sto facendo le stelle, voi? Buona vita. Io sono a una. Senza voi. Perché senza Steph? Cosa Fer? No, mi sono incartato. Cosa volevi dire? Volevo dire una bella vita senza di voi. E ho messo me stesso in mezzo. Eppure bella vita senza Steph. Vabbè, che c'entravo? Io sono ma lo so. Perché non ti sopporto? Anch'io non ti sopporto. Attenzione. Quello è felice di non partecipare a ta sfida, guarda. Io ho 3 stelle. Sì, guarda che felice. Guarda, mi spiace, ma forse. Mannaggia, inizia ad aprire Fortnite che giochiamo un gioco decente. Raga, sono a 4 a stelle. Di Singa 3 GTA. Stelle ancora. Oh, gli Raga, elicotteri. Il primo a fuggire sono io. E Fede, se direi che tu avresti vinto... Io avrei vinto. Mi mancavano 30 secondi, guarda. Prima esagerando un minuto. No, stavano lampeggiando da almeno 3 minuti. Quanto ci vogliono? Per quanto devono lampeggiare, fai il conto e via. Ah, vinci di nuovo. Sì, esatto. Te vinco non io. Non ho paura. Tu quanto hai? 4 stelle. Sembra un film, raga. Io non ho paura. Esatto. Sì, ma raga, ho vinto. Cioè, sono entrato in modalità... Io prima stavo giocando tranquillo. Perché era un video tranquillo per famiglie. Adesso è sopravvivenza. Ah, beh, ci sta. Allora. Sto accidenti di polizia e di elicotteri. Mi stanno stressando. L'ho vinto. Vi faccio esplodere. Allora ragazzi, io ho un problema, ok? Solo voi uno. Dite, ma Marci, tu hai soldi, solitamente hai tanti problemi. Sì, è vero, effettivamente anche quello è vero. Ma non riesco a prendere gli elicotteri. Ah. Io ne ho presi 2, ma non è bastato per andare alle 5. No, però. Perché sono troppo in alto rispetto lo so, a... esatto, ti devi allontanare un po' e li prendi così. Sì, certo, esatto, quello che sto facendo. Disastro. 3 elicotteri, quanti ne devo prendere per avere le 5 stelle, sei. Dico io? Più o meno 6. Non ce ne sono altri. Aspetta, uno sta arrivando. Basta, auto, non venite 5 addosso. 5 stelle, scappo. Fere, incredibile. Sono arrabbiatissima, Steph. Ogni volta che devo vincere 5. Nei video mi va sempre male qualcosa. Sempre. E Steph cita, e Marci cita. E io alla fine non vinco mai. Ma non è vero, io ho citato Marci senza cita. Volere. Senza no, volere. Mi sono incastrata, mi sono incastrata. No, non ci credo, Muoio. È morta. No, Fere, ti prego, non mi in dire in pratica, così. Un'auto della polizia è esplosa, mi ha fatto incastrare. Vabbè, ora ce l'ho fatta, ma mi sta per esplodere il carro armato. Una. Ah, devo scappare. Raga, le reti di pallavolo che bloccano un carro armato. Vero, sono vero, davvero. Vero. Cioè, anche a me è successo oltre prima. Oltre ogni possibile logica umana. Ah, perché non succede così nella realtà? Guarda. Beh, Steph, è ovvio. Guarda, dove eh. Dove giochi a pallavolo. Devo scappare in a pieni. Russia probabilmente è normale. Devo scappare a piedi. Però ho vinto. Arrenditi. No, io ci muoio. Fa schifo la mia vita oggi. Ce la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa. 5 stelle. 5 stelle anche per Marci. Sì, sto già lampeggiando. Campione. Ma si è messo in un buchino, Steph. Sotto il ponte del, di Venice cosa Beach. Cosa stai dicendo? Sono io sotto un ponte. Io lampeggio di nuovo sotto i ponti. Io lampeggio io da so più dove tempo. Si mette Steph. Io lampeggio. Del treno. Raga, mi sono camperata di quello. Nuovo sotto un ponte. Mi anche io volevo mettermi sotto il tunnel del treno. Ci stava, come dire. Perché pensate di prevedere? Io sono sotto un ponte dietro a un pallet che lampeggio. Io lampeggio da più tempo. Quindi vincerai tu perché sei un infame. Aia. Però vabbè, io ho perso, insomma. Mia, quindi sì, oggi vinciamo a metà.
Oggi vinciamo metà, Steph. Cos'è una vittoria a metà se non un pareggio, Fer, appunto. Esatto. È un pareggio perché possibile. Siamo... Vabbè, tra gli litiganti, il terzo gode, ho vinto. Sto lampeggiando, raga, voi lampeggiate. Io lampeggio. Io lampeggio. Tu lampeggi e gli lampeggia. Noi lampeggiamo. Dai, dai, sta fuga. A me la devi dare, me la devi dare. Vuol dire che c'è qualcuno che è vicino. Me la devi dare. No, dove l'avete fatta, raga? Visto, raga? No, mi hanno rivisto. Anche a te, sono morta. Mi hanno seguito sotto il ponte. Eccolo! Raga. Vabbè, tanto non ha, non ha vinto davvero. È finto, finto, raga. Ma esplodi. È finto. Esplodi. Raga, ci fermiamo così. Il giorno delle sfortune. Che toccano le stelle, non le avevo mai viste. Ciao! È ridicolo. Ciao! Ciao. Ciao! Ciao.